tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo video del mio canale YouTube. Oggi è il day one di Super Mario 3D All Stars, una nuovissima collection che Nintendo ha deciso di rilasciare sul mercato. Come potete vedere contiene tre giochi di Mario molto ma molto famosi: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. La potete acquistare sia in versione fisica, come ho fatto io, sia in versione digitale direttamente dal Nintendo Shop, però vi ricordo che sarà disponibile sul mercato fino al 31 marzo 2021. Prima di iniziare volevo mostrarvi anche questo prodotto, ringrazio l'azienda Control Freak per avermelo inviato. Si tratta di due estensori di levette da utilizzare con i Joy-Con della vostra Nintendo Switch. Praticamente posizionandoli sopra gli analogici migliorerete il comfort e il controllo durante le varie fasi di gioco. Adesso ragazzi, senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di andare a dare un'occhiata immediatamente alla collection di Super Mario 3D All Stars. Ed eccoci qua, questa ragazzi è la schermata principale di Super Mario 3D All Stars. Come già vi avevo raccontato in un video precedente, all'interno di questa collection sono presenti tre titoli famosissimi dedicati a Super Mario, ovvero Super Mario 64, lanciato sul mercato il 1 marzo del 1997, Super Mario Sunshine per Nintendo GameCube, lanciato sul mercato il 4 ottobre 2002, e Super Mario Galaxy, che vi ho portato recentemente sul canale, lanciato sul mercato il 16 novembre del 2007 per Nintendo Wii. Poi naturalmente sono presenti anche la colonna sonora originale di Super Mario 64 con 36 tracce che potete ascoltarvi tranquillamente, la colonna sonora di Super Mario Sunshine con ben 58 tracce e la colonna sonora originale di Super Mario Galaxy con ben 81 tracce. Sono tantissime. Tra questi tre titoli volevo iniziare una serie su Super Mario Sunshine, che non ho mai giocato e ero curioso di provarlo insieme a voi, quindi stavo attendendo questa collection soprattutto per questo titolo. Super Mario 64 l'ho giocato quando ero piccolino, adesso vedrò se portarvelo anche sul canale oppure no, e per quanto riguarda Super Mario Galaxy ve l'ho portato recentemente sul mio canale YouTube. Adesso direi di concentrarci su Super Mario Sunshine. La trama racconta che Mario e i suoi amici sono arrivati sull'isola Delfina per godersi una bella vacanza. Purtroppo però l'isola è stata contaminata da disgustosi graffiti melmosi. Accusato di questo crimine, Mario dovrà ripulire l'isola, trovare il colpevole e recuperare i soli custodi, la fonte di energia di Delfina, fuggiti per mettersi in salvo. Le mosse dello Splack 3000 e gli incredibili effetti dell'acqua sfruttano appieno le potenzialità della console Nintendo GameCube. Questo titolo insieme a Super Mario Galaxy è disponibile in italiano, mentre per quanto riguarda Super Mario 64, come potete vedere, non è disponibile la lingua italiana, quindi lo potete giocare in inglese, francese, tedesco e giapponese. Ok ragazzi, si parte! Sono molto emozionato, non vedevo l'ora di iniziare una serie dedicata a Super Mario Sunshine. Poco tempo fa ho recuperato una copia originale per Nintendo GameCube di questo titolo, potete trovare le foto sul mio profilo Instagram, vi ho inserito il link nella descrizione di questo video. Stiamo per atterrare sull'isola. Ehi, guardate! Un sole custode. Isola Delfino. Benvenuti all'Isola Delfino, un paradiso di spiagge e scogliere. Siamo onorati di darvi il benvenuto sulla nostra splendida isola. Guardate che spettacolo. Ci sono anche i sottotitoli in italiano, Mario è super eccitato. Non vede l'ora di arrivare sull'isola. Cosa caspita? E quell'ombra lì che assomiglia a Mario? Cosa caspita è? Mario? Sta pensando alle prelibatezze che potrà gustarsi.
Mastro Todd non vede l'ora di sdraiarsi sulla spiaggia. Eccola, siamo quasi arrivati. Super Mario Sunshine! Super Mario Sunshine! Mamma mia. È stato pubblicato e rilasciato sul mercato ben 18 anni fa. Pazzesco. Allora, dobbiamo selezionare un file di gioco. Direi che questo va bene. Stiamo per atterrare. Ed eccoci qua. Cosa caspita? What happened? Ma è lava? Ci sono dei Todd. Ah, no, non è lava, è melma. Che caspita è quello? Assomiglia a Mario. È sparito. Ma solo Peach l'ha notato comunque. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Vado immediatamente, Mastro Todd. Ho un brutto presentimento, anch'io, Principessa Peach. Allora, dobbiamo procedere da questa parte. Facciamo attenzione, Qui ci sono delle casse. Voglio capire un attimo i vari comandi. Beh, ti aiuteremmo volentieri, ma in effetti siamo noi ad avere bisogno d'aiuto. Usa quella specie di spruzzatore per ripulire tutto. Qualcuno mi sta cercando. Ma lo spruzzatore dove lo trovo? Ah, eccolo qua. Sembra tanto il Poltergeist 3000, quello di Luigi. Parla pure. Ma non ci credo, parla pure. Salvataggio dati completato. Splack 3000, sì, praticamente è parente del Poltergeist 3000 di Luigi. Fantastico. Allora, vediamo come funziona. ZR per lanciare acqua dal serbatoio. R per spruzzare acqua da fermo. Adesso dopo proviamo un attimo, E poi X per passare alla modalità spruzzo plano. Ah, ok, così possiamo anche fluttuare per aria. Fantastico. Se il serbatoio è vuoto è impossibile spruzzare acqua. Vabbè, ma noi arriviamo direttamente da Splatoon 1 e 2, quindi sappiamo come riempirlo nuovamente. Pronto per l'utilizzo? No, va bene così. Ok. Così posso spruzzare mentre vado in giro. Ok, questa è una specie di mappa. Ok, ci sono. Si ricarica in automatico? Mi pare di sì, vabbè. Sto tirando via tutta sta melma. Pensavo fosse lava, sinceramente. Pensavo veramente fosse lava. Beh, di acqua ce ne sta comunque, Qui abbiamo tirato via tutto. È rimasta sta stellina qua. Ho finito l'acqua? No, ce n'ho ancora. Cosa
Perché ha preso vita? Vai giù, vai giù. Dai che sta morendo, sta morendo, sta morendo. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo sistemato l'aeroporto e ho recuperato uno di questi soli. Splendido! Allora, da quel che ho capito si chiamano soli custodi. Allora, salviamo naturalmente. Si vede che è un gioco del GameCube, però è stato... rimasterizzato bene. Sta arrivando qualcuno, vediamo un attimo. Sembrerebbero due poliziotti. Mario? No! No! È finito in prigione! Davanti al giudice addirittura. Qualcuno ha deturpato l'isola Delfina. L'imputato ha inquinato la nostra bella isola. Sto cercando di capire anch'io cosa caspita è successo. Questa oscurità è dovuta alla scomparsa dei nostri protettori, i soli custodi. Sì, la porta Solis è praticamente stata imbrattata. Questo è l'identikit del ricercato. Ero con loro. Ah, vabbè, dobbiamo ripulire l'intera isola. Pensavo peggio. Vabbè, allora ci lasciano liberi di esplorare l'isola. Lo so. Il vero problema è la scomparsa dei soli custodi. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the Shine sprites have fled. Ok, fammi indovinare, dobbiamo andarli a recuperare tutti quanti. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. Ok, praticamente dobbiamo ripulire l'isola. Quel malfattore è all'opera anche adesso, mentre stiamo parlando. E tu, Mario, sei trattato come un criminale. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Tranquillo, ci pensiamo noi. È da quella parte, è impossibile. Il tuo primo compito è ripulire quella melma disgustosa. E ricorda, ti terremo d'occhio. Tranquillo, ci penso io. Se batti la fiacca lo verremo a sapere. Non ti preoccupare, non batterò la fiacca. Allora, lì mi sa che c'è un nemico da sconfiggere. Gli faccio volare via tutto quanto. Qui c'è qualcosa. C'è una porta che però non possiamo aprire. Là ci sono delle monetine. Adesso do un'occhiata veloce in giro. Ah, posso anche immergermi. Ok, stiamo attenti perché... se l'energia cala troppo, siamo fregati.
Se avete dei consigli da darmi, ragazzi, scrivetemi pure un commento nella sezione commenti di questo video e lo leggerò molto volentieri. Adesso sono finito, mi sa, nelle fogne. Sono sotto una piscina. Cosa ci faccio qua sotto? Non si sa. Ah, ma è uno stanzone enorme. E si prosegue ancora, guarda che roba. Ok, ce l'ho fatta. Doppio salto. Mamma mia. Doppio salto. 2 ore nelle fogne. Mamma mia. Qui ci sono Peach e Mastro Todd. Vedo che sei sano e salvo. Sapevo che ce l'avresti fatta. Allora, dobbiamo sconfiggere quella melma che assomiglia anche a un calamaro. Non si può certo dire che sia una vacanza rilassante. Voglio tornare immediatamente a casa. E io ho del lavoro da fare. Allora, facciamo... Ma questi qui sono dei nemici? Ok. C'erano anche degli abitanti che erano finiti dentro la melma. Ha inglobato di tutto sta melma. Attenzione che quelli lì cercano di farci del male. Ok, ho evitato l'attacco per fortuna. Dai, che non ce la caviamo male. Acqua ne ho ancora un po'. Aia, attento Mario, attento. Eccola, questa specie di pianta carnivora. Ciao, vieni un po' qua che ti faccio fuori. Volevo colpirla. Devo imparare a gestire bene Mario. Next time, ragazzi, next time. Aia, mi ha preso in pieno stavolta. Premi R per spruzzare l'acqua da fermo. Ok, bisogna praticamente colpirla quando apre la bocca, mi sa. Sì, bisogna colpirla quando apre la bocca. Cosa sta succedendo? Oh, è apparsa una statua. Cosa c'è in cima alla statua? Oh! Guardalo. Un mio clone. Eccolo, eccolo che scappa. Sta per attaccare la principessa Peach però. No, no. E niente, dobbiamo inseguirlo. Ha lasciato delle tracce in giro. Eccolo lì, eccolo lì. Colpiscilo Mario, colpiscilo. Dai che l'abbiamo preso. Ehi, così non vale. Certi strumenti dovrebbero essere proibiti. Aia, che male. È velocissimo però. Dove è andato? L'ho perso di vista. Ah, eccolo là. Vieni qua. Attenzione. Si è infilato lì dentro.
Ah, possiamo infilarci anche noi dentro i portali. Ma dimmi te, che caspita è andato? Colli ariosi verso il grande mulino, episodio 1. Eccolo qua. Dai Mario, prendiamolo. E si parte. Scendiamo velocemente. Qui c'è un tronco. Mi sa che dobbiamo sfruttarlo, eh. Voilà. Vai Mario. Classico urlo di Mario. Bello, sono caduto giù, devo rifare tutto. Ok, sono finito qua sopra. Ce l'ho fatta e adesso possiamo percorrere tutto il muro. Però tanto non mi serve a niente, la telecamera può girare, fantastico. Bello, mi sono teletrasportato come niente. Vedo un po' di macchie lì. Qui posso far suonare quelle campanelle? Sì, ho trovato un funghetto. Ah, questi erano nemici, ma dimmi te. Ci avevo fatto neanche caso. Ci sono dei nemici anche dall'altra parte, eh. Eccoli qua. Sconfitti. C'era ancora una macchia, l'ho tirata via. Qui ci sono dei fiorellini. Bello, mi hanno dato delle monetine extra. Anche loro? No. Questi contengono dei nemici. Cioè, loro tre sì. Aia. Bisogna colpirli da sopra. Gran colpo, Mario. Allora, proviamo ad andare di là. Altre monetine. Io faccio che raccoglierle perché non so a cosa servono. Qui ci sono tutti i nemici. Arrivederci. Ah, però aspettate, c'è una M qua. Vediamo un attimo. No, Mario, fermo. Fai così. Monetina blu. Ottenuta moneta blu. Quando ne hai raccolti 10, vai nella baracca sul mare a Delfinia, salva e continua. Oh, continua. Salva e continua. Allora, aspettate che dobbiamo provare a passare da questa parte. Non mi fa passare da questa parte, però noi possiamo usare questo. No, no, ma non posso passare di qua. Posso soltanto salire su ed eventualmente tornare indietro. Grande Mario. La M qua si cancella, sì. Altra moneta. Chissà cosa servono. Io non ho mai giocato a Super Mario Sunshine, quindi non ne ho la più pallida idea. Voi sicuramente lo sapete. Di qui si va da qualche parte, no? Muro. Però di qui invece si prosegue. Perché Mario non può salire sopra? Ah, ok. Chissà cosa serve sto posto. Lì ci sono delle vele. Dobbiamo andare di là, eh.
No, vabbè, facciamo che procedere da questa parte, perché dall'altra parte ho visto che c'è una moneta blu. No, sono caduto giù. Allora, aspettate, perché dall'altra parte c'è una moneta blu. Sto cercando di capire come raggiungerla, anche se più che raggiungere quella vorrei andare dall'altra parte dove c'è un nemico che mi sta aspettando. Al pelo, eh. E ho anche quasi finito l'acqua, quindi devo stare attento. Là c'è un'altra moneta blu. Ok, vado a prendere anche questa qua. Devo stare attento a non cadere da un'altezza troppo alta. Qui si riempie o... Sì, basta premere ZR. Vabbè, ascoltate, facciamo che andare dall'altra parte, perché sennò qui facciamo notte. Vai, tanto di acqua ce ne sta qua dentro. E qui c'è un sacco di roba da pulire. Tiriamo via tutto, attenzione. Si scivola, si scivola. Aia, si scivola. Ucciso. Non so se devo pulire bene, 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 bene. Probabilmente sì. Facciamo così e dovrebbe funzionare. Diamo una bella sciacquata, diciamo. Diamo una bella sciacquata veloce, veloce. Sì, non c'è bisogno di essere troppo precisi. Guarda le palme come saltano fuori dal terreno. Ok, sembra già tutta un'altra zona questa qua. Sì, ma bisogna fermarle perché sennò mi sporcano tutto quanto. Aspettate, eccola lì. Basta lanciare. Eccola lì. Dai che ti colpisco quando apri la bocca. Questa altezza è giusta, eh. Aia, continuano a colpirmi. Aia. Ho finito l'acqua. Bisogna eliminare questo nemico. E bisogna colpirlo quando apre la bocca. Aia. Adesso. Perfetto, vedete? Proprio quando apre la bocca. Basta colpirlo 3 volte. Ce l'abbiamo fatta. Non bisogna essere troppo precisi. Tanto poi, vedete, le macchie spariscono automaticamente. E abbiamo trovato un altro sole custode. Non ci provare. Adesso voglio un attimo andare da questa parte, perché voglio vedere cosa c'è. Così per curiosità, eh. Ok ragazzi, siamo arrivati da questa parte. Sto cercando di capire cosa dobbiamo fare, perché
con il jetpack non posso andare praticamente da nessuna parte. Ci sarebbe quella zona lì che sono curioso di raggiungere. Però mi sa che dobbiamo potenziare il jetpack, perché certe cose per il momento non le posso ancora fare. Quindi magari dobbiamo poi esplorarli di nuovo, questi livelli. Io adesso dico così perché non saprei se no come salire là sopra. Intanto raccogliamo il sole custode. No, non mi fa salire. O devo compiere qualche azione particolare, se no non ho la più pallida idea di quello che devo fare. Ok, siamo tornati. Non abbiamo esplorato tutto il livello, però comunque abbiamo recuperato già due soli custodi. La polizia non esclude un possibile collegamento tra gli strani graffiti trovati recentemente a Delfinia e la perdita di ogni contatto con Colli Ariosi e Porto Giocondo. Vediamo cosa hanno da dirci questi Todd. Hai imparato ad usare lo Splack 3000? Se premi X entra in modalità spruzzoplano. Ho visto. Peach per fortuna è sana e salva. Dobbiamo tornare lì o... non si sa. Qui questa X deve sparire sicuramente. Infatti ecco qua una monetina. Il problema è che appaiono e devo capire poi dove caspita si trovano. Ragazzi, direi che possiamo terminare questo primo episodio di Super Mario Sunshine qua. Se avete dei consigli da darmi, scrivetemeli pure nella sezione commenti di questo video. E come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Super Mario Sunshine. Alla prossima, ragazzi!